Ragazzi, 100.000 like qui sotto se volete vedere la finale. 100.000. Nello scorso video è cominciato il pallone d'oro delle ragazze, torneo con lo scopo di determinare la ragazza social più forte a calcio. Nei quarti di finale abbiamo visto Martina battere 5-1 l'Inter, la romanista Giorgia prevalere contro la Lazio nel derby della capitale, la Juve vincere di Cortomuso causa unghia rotta e conseguente ritiro da parte di Violet per il Napoli, e infine la Fiorentina distruggere per 5-0 il Bologna. Ma chi saranno le due finaliste? Partiamo da Roma contro Milan, il cui coach è dovuto scappare via, e quindi... Allora signorina, io sono Isaac, signori e signori, devi vincere questa partita, ti vedo carica, sei la mia bianchetta. Allora ragazzi, forza! Milan! Forza! Milan! Forza! Milan! È soltanto il terzo arbitro di questo pallone d'oro, carico. Il migliore degli arbitri. Possiamo partire. Tra 3, 2, 1. Palla in campo, è cominciata Roma-Milan col possesso di Giorgia, che protegge l'unghia visto che ne sono saltate già due. Attenzione, perché Giorgia calcia subito, Martina aspetta, Giorgia insiste. Non stancarti! Palla sempre per Giorgia però. Si rallunga forse, poi calcia Martina in copertura. Problemi tecnici per Giorgia, che però non molla. Tiene il possesso e poi prova a calciare verso la porta, non trovando l'1-0 perché Martina è lì da portiere aggiunto. Attenzione, non ascoltarla, non ascoltarla. Occhio perché Giorgia insiste, anche accuse, parole forti all'avversaria. Ricorda quasi Luca Campolunghi quando giocava il... Lei è l'arbitro, deve essere imparziale. Occhio, occhio perché Martina col break. Martina non trova la porta, non è finita. Martina, palo! Palo! Ancora Martina! Ho visto un fallo di mano però, attenzione, attenzione. Si gioca, dice l'arbitro. Occhio, occhio perché Martina a porta gola con Giorgia che ci aspetta, col mister che difende, ha fatto il pallone. È 1-0! È 1-0 con Giorgia che diceva aspetta. Palo dall'arbitro. Le pause nel calcio non ci sono, eh. In questo caso penso avesse perso i reggiseni. Beh, non è una brutta cosa, diciamo. È chiaramente di parte l'arbitro. Buona! Si riparte dall'1-0 Milan, sempre Giorgia Salvucci. Con il destro Martina. Giorgia Salvini. Come Giorgia Salvini? Cosa dice l'arbitro? Sempre Giorgia. Tira. Tiger suggerisce il tiro. Giorgia si autolancia sulla corsia mancina. Sempre Giorgia che filtra, no! Chiusa sul più bello. Sì, Marti, sì! Martina recupera il pallone e riparte, occhio al contatto! Arriva il fischio. Trattenuta, fallo per il Milan. È calcio di rigore per il Milan. Rigore per il Milan, ragazzi. Lui mette il piede in mezzo alla porta e se io tiro lo farà lui. Ma non è vero! No, basta che l'hai detto. Per il 2-0, vediamo un po' se concretizzerà. Arriva il fischio. Martina! 2-0 per il Milan! Esulta il pubblico! Tornate a giocare la Conference! Giorgia, non c'è molto spazio però ancora per la giallorossa, che cerca di trovare gioie, creare spazio per la gloria, ma lo spazio è solo per il Milan, che fa 3-0! 3-0 per il Milan, ancora un gol in contropiede e finisce così il primo tempo di questa semifinale. Troppo facile. Tiger, ti faresti Martina? Aspettavo. Mister, cos'è che non sta funzionando? Deve prendersi più tiri. Ho cercato di fare il portiere, ho parato tipo un paio. Non devi dirle queste cose, mister. Lo sa nessuno, rimane tra... Torniamo in campo che ci fa fare brutta figura. Tutto pronto per il secondo tempo di questa prima semifinale. Si riparte dal possesso di Giorgia Salvucci e si ricomincia. Giorgia prova a difendere, si gira, vediamo se trova spazio. Martina, occhio al rimpallo pericoloso con Martina che se la cava. Vai, rompigli un'unghia, rompile un'unghia. Giorgia guarda la porta, la cerca col destro e segna il gol che in questo momento sa di timida reazione, ma che potrebbe essere molto di più. 3-1. Occhio che si è rotta anche l'unghia di Martina. Allora si è rotta l'unghia, a me si è rotto il cazzo però no. Vai bianchetta, vai. Parole forti. Si riparte dal possesso di Martina senza un'unghia. Occhio a Martina con Giorgia che aspetta proprio alla Martina. Con la tattica di Martina gliela porta via. Vuole ripartire Giorgia. Martina con un miracolo difensivo e poi si autolancia. Occhio a Martina, palo. Non è finita ancora Martina. Non segna. E poi sì. E poi sì. La mia giocatrice. È 4-1 Milan. Se fa gol Martina
È finale. Buona. Ma Giorgia vuole ancora sognare. Cosa ha fatto? Non sa più cosa fare, non ha più idee. Martina vuole andare, si allunga il pallone, Giorgia. Vai, ringrazia, brava. Occhio a Giorgia, Martina chiude, si gioca ancora. Vai! Con Martina che vuole passare, con Giorgia che gli tocca il pallone quel tanto che basta, poi però si resta in zona. Giorgia gliela porta via, no, se la dimentica Martina! Martina! Il nome della prima finalista del pallone d'oro delle ragazze. Complimenti a Martina che ha sofferto, ha difeso, ha perso un'unghia, ma si è conquistata la finale. Sono felice. Si vede, pensa se eri triste. Poi adesso è tempo della sfida che non so come definire, se non Fiorentina-Juventus. Prima li ho visti parlare con l'arbitro, ma noi questi giochetti li superiamo. No, ti ho chiesto di chiamarmi l'arbitro, ma me l'hai chiamato. Mister, vorrei farle notare che a microfoni e telecamere spente la sua assistita mi ha chiesto chiamami l'arbitro. Te lo chiedo anch'io. Come? Ma come? Ma perché questa? Vabbè, la faccia, ci mettono anche il portafoglio, ma prego, guarda quell'altro. Possono avere anche tutti i favori arbitrari che vogliono, ma avete visto, la mia guerriera è pronta a farne 5 anche in questa partita. Un caloroso saluto da Federico Marconi, commenterò questa partita. Vai Pierino, puoi lanciare la palla in mezzo. Sì, sono Pierino e vincerò anche a non gioco, ma va bene lo stesso. 3, 2, 1, vai! Allora c'è Pierino che gentilmente lancia il pallone in campo. E allora la Juventina suona la carica. Ila che prende il pallone. Dribbling bellissimo, quasi gol. Mamma mia. Nei confronti della giocatrice della Fiorentina che torna indietro. Pierino, i tuoi commenti su questa prima azione? Beh, la Juve parte aggressiva, occhio, perché parte con la stessa moneta della Fiorentina nel match contro il Bologna. Aggressività. Fallo, arbitro, arbitro, arbitro. Fallo sulla Juventus, ragazzi. Si è palesemente buttata perché io non l'ho toccata. È buttata. Aspettate un attimo. Riguardiamo le riprese. Allora stiamo ricontrollando la VAR, arbitro. Dopo aver ricontrollato è calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juventus. È una vergogna. Va bene, ci siamo per questo calcio di rigore. L'arbitro dà l'ok, tira e traversa, si riprende allora con gioco destra. Di ribattuta, noi gol, entrata. Entrata, gol. 1-0 per la Juventus. Gol dell'ex Dusan Vlahovic, allora si ricomincia. Occhio, 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 perché c'è la reazione da parte di Agnese che però perde il pallone. Occhio, basta! Buona, si gioca, buona! Si gioca! Bella corrida! Entrambe protestavano. Stiamo assistendo alla partita più bella del torneo. Non mollare, Agnese! Stop di seno da parte della Fiorentina. Occhio, occhio alla Juve! Che tegge! Poi ancora Ilaria che ci prova, pallone che non entra però. Tira le caviglie! Occhio ad Agnese che insiste. Aiuta! Direttore! E ma lo si può! Quanto manca alla fine? Quanto manca? Ehi, dei gol più che del tempo. Occhio perché Agnese è ancora giù! E Ilaria corre! Non ci credo! Sempre Ilaria su! Sì! Allora, cosa sta succedendo? Che sta succedendo? Lei è più forte perché è palese, è più forte, è più atletica. Lei ce n'ha di più. Ma adesso moralmente non ce n'è. Non ce n'è. Non ce n'è! Dai! Forse. Occhio, occhio, si riparte. Mamma mia, che partita. Occhio perché Ilaria insiste, ma Agnese ha idee diverse. Se ne danno. Agnese prova a passare con Ila, no. La magia, anche se lo spazio non c'è, sì. Si sente dalle riprese, ma qui c'è tensione tra le due ragazze. Cioè si stanno anche insultando l'una all'altra. Quindi mamma mia, qui la pasta in palio è alta. Ok, Ilaria che ha guardato la palla. Rigore! Mano, rigore! Questo io direi che è calcio di rigore. Palesemente mano, quindi calcio di rigore. Calcio di rigore, ancora per la Juve. Sì, ma Pierre è di là! E ne mette a campo di là! Ma guarda il VAR! La parata nella sua area! Io ho visto qua a metà campo però, cioè rispetto. Facciamo così, visto che la situazione era dubbia, ribattiamo dal mezzo e ripartiamo. Questa è la sennò... privata, per esempio. È buono. Attenzione, colpo di scena, ha tolto la maglia. La tensione alle stelle. Ah, ho capito perché non danno il rigore adesso. Ah, infatti il rigore è stato annullato. Ma quale rigore? Ma si gioca? Puoi ripartire. Posso dire che adesso comincio a essere un po' in difficoltà. Vai, gioca. Si riparte. Possesso io con Ilaria che cerca la porta. No, gliel'ha tirata addosso. Gioca. Gioca.
Ila, non mollare ora, Ila! Sta ripartendo, sì, Agnese che... Mamma, Agnese è ancora più leggera, nonostante... Acceso il turbo, attenzione. Sì, lo so io dove l'ha acceso il turbo. No, vabbè, mi dissocio. Quanto stiamo? 2-0 per la Juve. Bene, non mi ricordavo. Ilaria cerca spazio con Agnese che aspetta, Agnese chiude, Agnese calcia e segna! 2-1! L'ho fatto io, dice, sì, l'ha fatto lei, 2-1 è tutto aperto! Perché si sa che le donne senza vestiti rendono di più! Posso dire? Mi associo! Si riparte allora, 2-1 per la Juventus! Ricordiamo, si arriva a 5, c'è un pallone d'oro pesante che si sta giocando. Allora occhio, Ila che prova ad avanzare. Occhio ad Agnese che senza maglia della Viola è molto più leggera. Vai! Mamma mia, ci prova, non vuole entrare il pallone. Ila vicinissima al gol. Mamma mia, due guerriere, due combattenti sotto un sole cocente. Mamma mia che tiro, ribaltamenti di fronte, un botta risposta a questa partita che è gol! Rete, ha segnato la Juventus! Primo tempo 3-1, ragazzi. 3-1, mamma mia. La fatica, la consapevolezza di chi è avanti 3-1. Che partita stiamo vedendo? Ma stiamo vincendo tatticamente, Ila. C'è da dire, io stavo veramente morendo di caldo. Però questo ti ha portato alla scelta del kit, insomma, sostituito. Allora, la malizia sta negli occhi di chi guarda. Capito, ragazzi, a casa? È importante portarsi sul 4-1, fondamentale. Fondamentale, sì, perché poi la partita di testa cambia tutto. È ancora lunga, non date la mia guerriera per vinta perché ne vedrete delle belle. È tutto pronto, ripartiamo con il secondo tempo. Ricordiamo che chi vince andrà in finale contro la milanista. Palla alla Fiorentina che è sotto. Agnese, ricordati tutti i discorsi che abbiamo fatto giorno, mattina, notte, non mollare. È ardua, è in salita la montagna da scalare per lei, ma ce la può ancora fare. Chiudi le gambe. Occhio allora, cambio di campo. Brava così. Ah, perché arrivano Panini. Occhio Agnese! Non entra! Buffon! Non ci credo! Si difende la Juve, giustamente, perché non bisogna scoprirsi adesso. Occhio! Occhio! Questo può essere decisivo! Arriva! Gol! Veramente non gioco, cavolo! Non gioco, cavolo! E questo è un gol pesantissimo. No, ferma! Parte subito, non c'è tempo di riposare. Beh. Esattamente quello che voleva Penguin. È arrivato subito e adesso vediamo però se la riapre ancora la Fiorentina con Agnese, con calma. Parte. Cerca il destro, poi occhio al rimpallo. Che bolide che aveva tirato Pier. Mamma mia. Ancora Agnese, un altro palo. Tocco di mano, ma facciamo finta di niente se non si incazzano qui. Occhio perché c'è ancora Ilaria. Non entra, cacchio adesso. Vicinissima alla finale la Juve. Ila, non mollare ora, Ila! La sabbia scotta, l'atmosfera è bollente. Ma raga, ma questa è una partita a scacchi, non è calcio! Occhio Agnese! 4-2! L'ha riaperta ancora, ma adesso 3 gol da fare. Dai! E si riparte dal 4-2. Vai, per la Juve con l'ultimo gol che è stato della Fiorentina che ci prova ancora! Non è entrata, ma siamo lì. Occhio perché ha fatto il numero! Viene chiusa! Occhio al contropiede! No, non accesso! Ma come di mano? Fallo. Simulazione esiste come fallo? Sì. Io ne darei un paio. L'ha detto. Riprendiamo allora, punizione. Puoi decidere di tirare o di andare avanti. Ok, decide la seconda opzione. Occhio allora. Potrebbe fare un tiro che è decisivo. È decisiva anche la parata qui, Bellissima parata, super decisiva. Riprende palla. Giocatrice della Fiorentina, Agnese. Occhio Agnese! Oh no! Occhio allora Ila che riparte. Ha fatto un gol pazzesco! E Ila in finale! Sarà Milan contro Juventus! Fatto il massimo, spero si sia visto. Il piedino magico, ragazzi. Anche qui c'è del fetish, insomma. Ed eccoci giunti all'epilogo anche del secondo video. Ne sono rimaste in due. Però per la finale dovete aspettare il prossimo video, che vi ricordo uscirà soltanto al raggiungimento di 100.000 like. Noi siamo pronti. Signorina, sei pronta? Noi siamo nati pronti. Sì, ma nel DNA della Juve lo sappiamo cosa c'è con queste finali. Sì, ma la Juventus è stata mai allenata da Penguin? No. Ecco. Ci vediamo al prossimo video. Wow. Si parte con questa super finale. Allora, Martina! Male, si è fatta male, fermi. Arbitro, la decisione finale spetta lei. Oh my god! Il calcio è strano! Colpo di scena!